Ciao amici di Addicted to Games, sono Michele, me l'avete chiesto in tanti, quindi continuiamo i nostri gameplay su Kingdom, riprendendo da dove avevamo finito. Siamo al terzo giorno, vediamo, raccogliamo le monete dei nostri abitanti, vediamo tu se hai qualcosa, grazie, dammi tutto, direi di iniziare ad addestrare qualche nuovo abitante, no, non ce ne sono. Quindi miglioriamo un po' le mura. È uno. E andiamo a migliorare anche quest'altra. Poi voglio vedere se trovo qualcuno da reclutare. Eccolo qui. Tu vai al villaggio. Anche tu. Vediamo di qua cosa c'è. Voglio sbloccare questo coso. Sono proprio curioso. Oddio, cos'è? È un potenziamento per gli arcieri? Qualcosa del genere? Non ne ho proprio idea. Torniamo al villaggio, sta facendo buio. Raccolto un po' di risorse, sì, grande. Qui ancora devono costruire le mura. Direi di creare un altro martello. Ci serve un altro crafter. Sono sempre mura di legno, però dai, meglio di niente. Vediamo se di qua c'è qualcosa di interessante oppure no. Ragazzi, come vi sembra questo gioco? Fatemi sapere ovviamente nei commenti. Da qua abbiamo iniziato la nostra avventura. Infatti non c'è praticamente niente, credo. No. Ragazzi, ma quanta è bella l'acqua in questo gioco. Veramente magnifica. Torniamo indietro. Il cavallo è stanco. Dai, riprenditi un po', che ora devi ricominciare a correre. E vabbè. Non vuole collaborare. Si avvicina la sera. Vediamo se sarà difficile difendersi da questo attacco oppure no. Torniamo, va. Che ora arrivano i primi nemici. Direi che vi faccio vedere un paio di giorni per ogni gameplay finché non vi stufate. Eccoli. Oddio, sono più aggressivi. Miglioriamo un po' qua. Di qua. Perfetto, è andata bene. La musica è inquietante, però dai, non si può sentire. Ah, cavolo. Devono scendere. Questo sarà un problema se non si muovono. Perfetto. Quando sono in due a costruire sono anche più veloci. Quarto giorno. Fantastico. Ecco le nostre monete. Vediamo cosa possiamo migliorare. Magari miglioriamo un po' qui. Andiamo un po' in avanti scoperta. Abbiamo altre 4 monete da poter utilizzare. Tu vai al villaggio. Cavolo, non ho ancora capito a che serve questo coso. Forse lo devo potenziare ancora di più. Andiamo un po' avanti. Per ora non voglio altri sudditi. Vediamo qui. Servono 7 monete. Quindi andiamo a farle e poi torniamo. Dai cavallino, dai. Mi ricorda un vecchio gioco che giocavo da bambino. Si chiamava The Dig. Aveva una grafica simile. Anche se impostata diversamente. Ok, ecco i nostri soldi. Vediamo se gli altri cacciatori hanno fatto qualcosa. Niente? Ah, è vero, c'è solo quel cacciatore al momento. Però non si riesce bene a capire quante monete ho nell'inventario. Dovrebbero essere 8. Bene,
Direi di reclutare qualcun altro. Vai. Vediamo quella specie di tempio. Ma che serve? Questo coso si è spento nel frattempo. Va. Voi che ci fate qua? Io avanti vi recluto anche a voi. State tranquilli. Eccolo qua. Vediamo. Quanti soldi spreco? Ah, deve venire qualcuno a costruirlo. Cavolo. Ah no. Sì, ma a che serve? È una protezione? Oddio. Quel portale. Ma scappiamo, va, che è meglio. Vabbè, intanto l'abbiamo costruito quel coso. Poi si pensa a cosa può servire. Torniamo indietro. Dai, cavallino, dai. Sei già stanco? Godiamoci una passeggiata nella foresta. E arriva la notte. Ah, qui c'è un albero da poter tagliare. Oddio, arrivano i nemici. Corri, cavallo. Dai, dai, dai. Oddio. Dai, create un arco. Abbiamo altri due abitanti disoccupati. Oddio. Sono più resistenti ora. Però ce l'abbiamo fatta. Mi sa che bisogna ripararlo sto coso. È messo un po' male. Direi che siamo sopravvissuti anche al quarto giorno. E magari vi faccio vedere anche il quinto, visto che ci siamo. Perfetto. Cosa possiamo fare ora? Vediamo. Miglioriamo qui. Ma sì, dai. Oh, guardate che figo, ragazzi. Si inizia a ragionare davvero ora. Grazie. Andiamo. Cos'è questo? Una falce? Vediamo a che serve. Oddio. Però bisogna creare un nuovo posto di blocco. Cioè, una nuova fortezza qua. Ragazzi, non riesco a parlare, sono le 2 di notte. Anche tu. Ho sbagliato tasto, come al solito. Vediamo dall'altra parte se c'è qualcosa ora. No. Però prendiamo qualche soldo da questo. Grazie. Mi servono altri abitanti ora. Sono un po' accorto. Qui. Eccovi qua. Venite pure. Siete tutti invitati nel mio villaggio. A proposito, ragazzi, come lo chiamiamo il nostro villaggio? Consigliatemi un nome. Il più bello lo darò al nostro piccolo villaggio. Anche voi due, venite. E torniamo indietro. E il fatto che sia una regina e non un re è totalmente casuale, ragazzi. Quando iniziate la partita viene impostato automaticamente. Oh, qui c'è un altro. Vieni, anche se mi sei un po' antipatico. Perfetto. Ci siamo. Un altro arco. Mi sa che devo costruire un altro crafter. O meglio, devo addestrare un altro crafter.
Voglio vedere che succede se dico di tagliare quest'albero. Grazie. Tornate tutti indietro, però. Perché sta arrivando la sera. Dai, vieni qua, Fabbro. Voglio vedere cosa mi combini a quest'albero prima che arrivino i mostri. Oh mio Dio, la luna rossa. Oh Madonna. Vai via. No, me l'hanno ucciso. Maledetti, ci tenevo a lui. Ma quanti sono? Quanti sono? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cavolo, ragazzi. Oh Madonna. Sono anche equipaggiati bene. Beh, non sparano più. Madonna, ragazzi. Ci hanno veramente devastati. Oh mio Dio. Ora bisognerà ricostruire le difese. Anzi, riaddestrare i nostri paesani. Madonna. Bene ragazzi, questo è tutto da Kingdom. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel like, un commento e condividete ai vostri amici. Se volete che continui il video, ditemelo nei commenti. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!